Buongiorno, oggi sono qui con la mia valigia che ho portato al Cosmo Prof, piena di campioncini, brochure, cose che ho comprato. Non la apro da quando sono tornata, quindi apriamola insieme e scopriamo che cosa c'è dentro. Allora, vediamo, non l'ho più aperta da quando sono tornata, quindi non ricordo assolutamente che cosa c'è dentro. Vediamo insieme. Ok, allora, questa è la borsetta. Togliamo quello che c'è dentro, ve lo faccio vedere dopo. Allora, questa è la... abbiamo un ospite. Dai, topini, vieni qui. Allora, questa è la borsa che mi hanno dato. Niente, non ce la facciamo. Ok, cominciamo subito con questa. Questa è una borsettina che mi hanno dato allo stand di Flormar. Abbiamo un'intrusa. Topina. Vabbè, con calma, eh? Vabbè, noi andiamo avanti, tanto non ci disturba, vero? Allora, dicevo, questa è la borsetta che mi hanno dato da Flormar. Era uno stand diviso in due. No. Non ce la facciamo, Topina. Dai, via. Ok, le possibilità di borsa erano due, o così o tutta fucsia. Quindi questa è bellina perché ha questo rosa cipria e queste bande nere e bianche. L'altra invece era completamente fucsia, proprio fluo, che non mi faceva impazzire, quindi ho preferito prendere questa. Questo qua è il negozio, Paper Self si chiama, il negozio, lo stand dove mi hanno applicato le ciglia finte. Era un ciuffettino di ciglia finte un po' particolari, proprio simili a queste, non so se riuscite a vedere, e dove mi hanno fatto questo tatuaggio qua, che è uno di quei tatuaggi che si fanno tramite l'acqua, si appoggia alla carta, si tampona con l'acqua e viene fuori il tatuaggio. Tra l'altro ce l'ho da ormai qualche giorno e devo dire perfetto, anzi addirittura sembra ancora più fuso con la pelle, quindi l'effetto è ancora più bello. Comunque nel mio video precedente dove appunto ho raccolto i vari video del Cosmo Prof, vedete anche l'applicazione di questo tatuaggio e delle ciglia finte. Comunque il negozio e lo stand era questo qua, Paper Self si chiama. Questo era uno stand stupendo di prodotti tutti di animali, di gatti, c'era tutta la parte dedicata a Grand Piquette che era troppo carina, erano specchiettini, cose varie, c'era anche uno tutto dedicato ai gatti, tipo portalenti, scusate, i gatti questi qua, questi gatti neri, c'erano anche pennelli a forma di sirena, quindi con la coda di sirena. Questo qua è Olivella. Se tu passavi per lo stand e ti registravi la newsletter, ti davano questo omaggino che consiste nella borsa, in questa borsetta, e appena, ecco, e dentro c'era esattamente il dépliant di tutto il brand, quindi tutti i vari prodotti, la borsetta, e questa la mettiamo qua, e c'erano dei campioni. Allora, sapone per viso e corpo, il balsamo per i capelli, l'olio balsamo, l'idratante, la crema nutriente e lo shampoo. Olivella, chiaramente dal nome, è tutto un brand che si basa sull'olio di oliva, infatti anche il nome ha la O, dovrebbe essere un'oliva con la foglia, quindi questi sono dei campioncini. Questo, se avete visto il vlog, sapete di cosa si tratta. Era lo stand dove potevi portarti a casa al massimo 7 prodotti tra quelli a scelta, e c'erano diverse scelte, mi sembra che fossero una quindicina forse, in cambio di una donazione minima di 10 euro all'istituto di tumori, quindi per la ricerca. Vediamo cosa ho preso. Questo blush di Equilibra. C'erano due colorazioni, c'erano quello più rosato e quello pescato. Io ho preso questo qua. Vediamo, chiaramente non si potevano provare, non si potevano testare, erano chiusi, quindi lo sto facendo io in diretta in questo momento. Cioè, beh, questo specchio che non è niente male. Allora, vediamo.
Sì, è un pescato molto delicato, però non male. Oddio, già non c'è più. Ok, forse si può stratificare, però dà un effetto naturale e anche leggermente litigante della pelle, quindi da provare, non male. Quindi questo lo mettiamo tra i prodotti. Poi, questo no, balsamo all'aloe e al jojoba di Forever, questa marca qua che non conoscevo, quindi un piccolo balsamo. Poi, dei mini sample di Nashi, ci sono dentro il balsamo, uno shampoo e un olio Nashi. Questo brand l'ho conosciuto dalla mia parrucchiera. E comunque, ragazze, 10 euro per 7 prodotti, di cui questi, per esempio, vale sicuramente la pena, a maggior ragione che poi vanno alla ricerca, quindi ottimo, ottima idea questa del Cosmo Prof. Non so se c'è sempre stata, ma un'ottima idea. Poi un cleanser, un detergente per il viso. Questo sono ben 125 ml, quindi ottimo. Devo capire se è un prodotto, cioè tipo un acqua micellare o qualcosa del genere, senza solfati e parabeni. C'è dentro camomilla, aloe vera, tè verde, macadamia, insomma un po' di cosine per purificare e equilibrare la tua pelle. Anche questo lo proveremo sicuramente. Poi, una crema viso con alga di Bandy Cosmetic Inspiration, va bene. Questo pack mi ha incuriosito perché mi sembrava strano che sulla confezione mettessero il disegno del pack vuoto, senza etichette, senza niente. Lo apro con voi perché non l'avevo mai, cioè chiaramente non c'era nessuno aperto, quindi lo apriamo insieme. Un attimo qua. Ok, ah, vedete che carino? Sono 30 ml. Ok, dentro è così, è molto carino il pack interno in realtà. Una crema giorno con l'alga da 30 ml, il pack è airless, quindi questo consente di avere meno conservanti all'interno perché appunto la crema non viene a contatto con le mani, con l'ambiente, con l'aria, quindi ottimo. È da provare, vi farò sapere. Ok, questo mascara allungante di Fito Studios Makeup. Di questo brand c'era la scelta tra il mascara e la matita nera per gli occhi. Io, siccome la matita nera per gli occhi c'è la mia preferita da sempre, che è quella di Nabla, che non cambio, invece di mascara c'è sempre bisogno, non riesco ad aprire la confezione. Vabbè, l'ho aperta dall'altra parte. Allora, mascara allungante, allungatore, c'è scritto. E niente, non lo apro perché ne ho tanti ancora aperti. Vi farò sapere anche di questo. Un prodotto che non riesco a trovare, sì. Ok, questo qua è Only Bio Phytosterol. Ah, è Makeup Remover con la tecnologia micellare. Questo è un acqua micellare da esattamente 30 ml, piccolino, e quindi anche questo è da provare. Io ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prodotti, quindi tutti quelli che potevo prendere. Questa è la fattura. Allora, i soldi vanno esattamente all'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori. E devo dire che ho trovato questa iniziativa molto, molto, molto interessante. Ok, questo mi ricordo cos'è, è la nuova uscita dell'erbolario Fior di Salina si chiama. Ha una profumazione molto buona. Ho imparato di recente al corso di scienze cosmetiche che si dice ozonata. Quando sa di brezza marina, di mare, si dice ozonata. Urca, dentro c'è la crema per il corpo, il profumo, il bagno schiuma e l'olio scrub per il corpo, che è la novità del brand. Questo olio scrub abbiamo chiesto, abbiamo fatto un po' di domande,
praticamente è una percentuale altissima chiaramente di sale, che è quello che fa proprio l'azione scrubbante, con dell'olio all'interno. Ci sono diversi oli che hanno questa funzione appunto di idratazione dopo lo scrub, quindi questa è una novità sicuramente da provare. Ok, adesso cominciamo ad arrivare ai prodottini che abbiamo acquistato.